Si chiama Maria Rosa Bertino ed è nata sotto i bombardamenti della Prima Guerra Mondiale nel 1917. Originaria di Torre Archirafi, ieri ha compiuto 100 anni, stretta dall'affetto dei suoi cari e dei tanti amici giunti a festeggiare l'importante traguardo. Rimasta orfana a 5 mesi, la signora Bertino a 5 anni entra in collegio da Cireale, ove resterà fino a 20 anni. Qui si forma e quando maggiorenne ritorna a Torre diventa un punto di riferimento importante, essendo una delle poche persone della frazione a saper leggere e scrivere. In tantissimi si recano da lei per la lettura e la scrittura delle lettere inviate ai parenti e agli amici che risiedono lontano, come coloro i quali si sono trasferiti in Australia. Si è sposata a 30 anni Maria Rosa, dopo aver atteso il marito di ritorno dalla guerra e da ben 5 anni di prigionia, ma rimane vedova molto presto, nel 73. A Torre ha fatto tanto dopo scuola e si è dedicata più avanti negli anni al lavoro ai ferri e all'uncinetto. Il suo centenario è stato festeggiato dai due figli Mario e Rosa Pennisi, i relativi coniugi, quattro nipoti e due pronipoti. È vero, io ringrazio mia mamma, ringrazio il Signore, gli ha fatto dare questa grazia, siamo tutti vicini a lei e c'è tanta gente e siamo molto felici. Siamo tutte felicissime, io specialmente come figlio. E insomma, non mi posso lamentare. La mamma certo è venuta avanti un pochettino con tanti acciacchi, però ci è arrivata, a 100 anni ci è arrivata e sono felicissimo, specialmente tutti gli amici della parrocchia, perché io faccio parte della commissione, quindi tutti i miei colleghi hanno voluto partecipare a questo evento, che poi è stato un evento bellissimo. Ancora siamo proprio nel vivo dell'evento, sono molto contento della visita del sindaco, il prete, altre, diciamo, gente importante, sono molto orgoglioso e felicissimo. Anche l'amministrazione comunale di Riposto, rappresentata dal primo cittadino Enzo Caragliano, ha partecipato alla festa della prima centenaria donna di Torre, conferendole una targa. È una bellissima festa, nutrita, corposa, moltissimi concittadini. Tra l'altro la signora Maria è la prima centenaria di Torre. Credo che nei registri della Chiesa credo che sia la prima battesimata. Quindi grande festa, grande gioia per tutti, ma soprattutto posso dire che da un anno a questa parte sto festeggiando circa 5-6 centenari l'anno. Significa che la vita incomincia ad allungarsi, forse l'ambiente è ancora più ricettivo e questa è una cosa bella per tutti noi.